Ciao ragazzi, in questo video ci rilassiamo e ci divertiamo un po', senza però rinunciare a imparare comunque qualcosa. Il gioco è questo, vi mostrerò 15 monumenti super famosi e voi dovrete ovviamente riconoscerli. Vi segnerete tutte le risposte corrette e alla fine del video scoprirete il vostro punteggio. È consigliato soprattutto dai 9 ai 16 anni, ma ovviamente possono giocare tutti. Iniziamo! Primo monumento, direi super famoso. Di quale monumento si tratta? Corrida, Pantheon, Colosseo, Partenone. Senza pensarci tanto, vediamo la risposta, che è ovviamente il Colosseo, che si trova a Roma, capitale d'Italia. Secondo monumento, anche questo super super famoso, forse il più fotografato del mondo. Però attenzione al nome, infatti è il Tour de France, Tour de Paris, Tour Infer oppure Tour Eiffel. Attenzione a non confondervi, vediamo la risposta, che è ovviamente la Tour Eiffel. Si trova a Parigi, capitale della Francia, e prende il suo nome dall'architetto Gustave Eiffel, che la progettò e costruì alla fine dell'Ottocento. Numero 3. Di quale si tratta? Piramide di Giza, piramide Maya, triangolo delle Bermuda, pietre di Petra. Ovviamente si tratta delle piramidi di Giza che si trovano al Cairo in Egitto. Numero 4. Si tratta del Tempio di Lego, Tempio di Buddha, Partenone oppure Pantheon. Pensateci un attimino, la risposta corretta ovviamente è il Partenone che si trova ad Atene in Grecia. Numero 5. Di quale monumento si tratta? Cattedrale di Notre Dame, la Sagrada Famiglia, la Pedrera, la Torre di Babele. Attenzione, 3, 2, 1. La risposta, ovviamente, la Sagrada Famiglia, che si trova a Barcellona, in Spagna. Numero 6. Di quale monumento si tratta? Teatro dell'Opera, Biblioteca di Alessandria, Museo Guggenheim o Teatro La Scala? La risposta corretta è la Teatro dell'Opera, che si trova a Sydney, una delle città più importanti dell'Australia. Numero 7. Nella foto vediamo Castel del Monte, Castel di Sangro, Castel dell'Ovo oppure la Muraglia Cinese. 3, 2, 1. La risposta corretta ovviamente è la D, Muraglia Cinese, che si trova in Cina ed è lunga migliaia di chilometri. Numero 8. Qual è il monumento che vediamo nella foto? Il Cristo Velato, il Cristo Redentor, Cristoforo Colombo oppure Jesus Christ Superstar? Non vi fate fregare da queste piccole cavolatine che ho messo per giocare, ma la risposta giusta ovviamente è il Cristo Redentore che si trova a Rio de Janeiro in Brasile. Numero 9. Di quale monumento si tratta? Taj Mahal, Moschea Bianca, Moschea di Mosca o Basilica di San Pietro? 3, 2, 1. La risposta ovviamente è il Taj Mahal, che si trova ad Agra in India. Numero 10. Qual è questo monumento? Però attenzione ai nomi. Statua della Felicità, Statua della Bontà, Statua della Banalità, Statua della Libertà. Ovviamente si tratta della Statua della Libertà, che si trova a New York negli Stati Uniti. Numero 11. Complichiamo poco poco. Di quale monumento si tratta? Cattedrale di San Basilio, il Cremlino, Disneyland oppure la Moschea Blu? 3, 2, 1. Ovviamente è la Cattedrale di San Basilio, che si trova a Mosca, capitale della Russia. Numero 12. Altro monumento super famoso, ma attenzione ai nomi, perché qui spesso fate un errore. Di quale monumento si tratta? Big Bang, Big Ben, Big Mac o Big Mama? Attenzione ai nomi, perché spesso date questa risposta, ma in realtà la risposta giusta è Big Ben, che si trova a Londra, nel Regno Unito. Numero 13, pochino pochino più difficile. Di quale monumento si tratta? Castel Sant'Angelo, Castel San Giorgio, Piazza Plebiscito oppure Santa Sofia? 3, 2, 1. Stiamo parlando della Basilica di Santa Sofia, che si trova a Istanbul, una delle città più importanti della Turchia. Numero 14. Qual è questo monumento? Porta di Brandeburgo, Porta Portese, Portateon oppure Porta di Ishtar? 3, 2, 1. Andiamo alla risposta, che è la Porta di Brandeburgo, uno dei simboli della città di Berlino, che è anche la capitale della Germania. Attenzione, ultimo quesito. Qual è questo monumento? Piramide Maya, Piramide di Cheope, Ziggurat di Ur oppure Ziguli, Zigula? Pensateci un attimino, 3, 2, 1, la risposta è la Ziggurat di Ur, che oggi si trova nei pressi della città di Nassiriya, in Iraq. Bene, se siete arrivati fin qui vediamo i risultati. Allora, se avete dato meno di 4 risposte corrette, potete sicuramente migliorare. Basta fare un po' più di attenzione alle immagini quando studiate arte, storia, geografia e così via.
Se avete dato metà delle risposte corrette, quindi 7-8, direi che è un discreto punteggio. Se ne avete indovinate più di 10, direi che siete stati molto brave. Sbagliarne 1 o 2, direi che è un ottimo risultato. 15 su 15, allora genio assoluto. Bene ragazzi, abbiamo finito, spero vi siete un po' divertiti, vi auguro buone feste e ciao al prossimo video.